possiamo prevenire gli incendi boschivi? Tanto con una semplice locuzione: chi fa cosa? E in questo piano siamo riusciti a mettere insieme tutti gli attori, dal volontario al corpo di polizia, che è il corpo forestale dello Stato, con l'eccellenza anche regionale di coloro che lavorano in questo settore nella regione Lombardia. Possiamo distinguere gli incendi colposi dagli incendi dolosi. Ora naturalmente la colpa ha una certa prevaricazione rispetto al dolo, però non voglio entrare nel tecnicismo. Esiste il dolo eventuale, che è un qualcosa di intermedio tra dolo e colpa. E da questo punto di vista, come Corpo Forestale, abbiamo sviluppato una tecnica investigativa che si basa su un metodo mutuato anche con università degli studi, il metodo delle evidenze fisiche, che ci permette di vedere il punto di innesco dell'incendio, che sotto il profilo investigativo è per assurdo, quando non si arriva subito sull'incendio, è l'elemento più difficile dell'investigazione. Ecco, in questo piano antincendi, in questo piano che oggi abbiamo varato, c'è anche l'educazione a chi interviene, quindi anche al volontario, anche al cittadino comune, a chi interviene sull'incendio, a far sì che conservare le tracce del reato possa permettere a noi, come polizia giudiziaria, di arrivare all'autore. Questo naturalmente può in qualche maniera fare da deterrente per i cosiddetti incendi non solo dolosi, ma anche incendi colposi, cioè incendi che provengono da inosservanza di norme, negligenza, imprudenza, o talvolta da comportamenti imprudenti, e qui siamo nel dolo eventuale, di cui si può prevedere l'evoluzione, ma che comunque vengono posti in essere. Importante non inquinare le prove, ecco. Importante non inquinare le prove. I principali elementi di prova sono il punto di innesco, poi le modalità con cui l'innesco, e quindi la sostanza con cui l'innesco si può manifestare, e poi anche i moventi. Per esempio, ci sono stati casi, parlo in generale, di moventi causati ad esempio dalla percezione di fondi comunitari che potevano in qualche maniera stimolare ad azioni disvalorianti.